Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come ormai avrete capito, è uscito un nuovo drone da parte di DJI, il nuovo DJI Air 2S, la versione evoluta di lui, il DJI Mavic Air 2. Questa versione aggiornata che ha introdotto tante novità, più o meno importanti in base all'utilizzo che uno ne fa, comunque tante novità. Si parte dal sensore a un pollice per quanto riguarda la fotocamera, registrazioni video fino a 5,4K a 30 fps, OcuSync 3.0, ma una delle cose più importanti introdotte è il nuovo Active Track 4.0 e l'introduzione di due nuovi sensori anteriori, cioè posti sopra qua. Io il drone non ce l'ho ancora, mi arriva domani perché l'ho acquistato su Amazon, quindi non vedo l'ora di averlo appunto per testare questo Active Track 4.0 con questa introduzione di due nuovi sensori. Perché sono così curioso di provare questo Active Track 4.0 e l'introduzione di questi due nuovi sensori? Perché girovagando su YouTube e guardando i vari video appunto di chi l'ha già recensito in varie situazioni, c'è un video di un ragazzo, credo sia americano, si chiama DC Rainmaker, che ha un canale importante, 250.000 iscritti, dove ha portato il confronto tra il nuovo DJI Air 2S e lo Skydio 2, cioè il re dell'Active Track. Cioè, come fa l'Active Track Skydio 2? Ovviamente non lo fa nessuno, sia dal punto di vista del tenere tracciato il soggetto che nel evitare gli ostacoli per continuare a tenere tracciato il soggetto. Questo youtuber qua aveva già fatto un video un anno fa appunto, mettendo sempre a confronto Skydio 2 con il Mavic Air 2, nella stessa più o meno situazione in cui ha messo a confronto adesso la versione S. E ragazzi, devo dire che in questo nuovo confronto che ha fatto sono rimasto davvero deluso, non me l'aspettavo. Ha fatto secondo me un confronto ben fatto, l'aveva appunto, come vi ho detto, fatto anche con il Mavic Air 2, ma mi ero entusiasmato di più nel vedere il Mavic Air 2 come si era comportato nei confronti di Skydio 2 un anno fa, di come si è comportato invece la versione S attualmente con l'introduzione di un Active Track nuovo, più performante, e soprattutto con l'introduzione di due nuovi sensori anteriori. Adesso vi faccio vedere la porzione di video incriminato, dove ragazzi mi è venuto un colpo al cuore quando ho visto cosa è successo al nuovo DJI Air 2S. Poi vi lascio anche il link del video del suo canale, dove potete guardare integralmente il video se volete analizzarlo dall'inizio alla fine. Ragazzi, lui vedete parte e prova subito l'Active Track in versione parallelo, quindi il drone segue il soggetto standogli da parte, anche se non sta perfettamente da parte, perché comunque quando ci segue in parallelo sta leggermente inclinato in diagonale, però sta sul fianco del soggetto. Allora qua subito perde il soggetto, adesso guardate, qua ha già perso il soggetto, e già qua non è bello perché comunque non ha fatto niente di strano, ma il soggetto è già stato perso. Allora adesso riparte, quindi vedete, riaggancia il soggetto, fa sempre l'aggancio e il tracciamento parallelo, e il drone, ok, parte. E già qua c'è la prima diciamo pecca per quanto riguarda il nuovo drone. Guardate, adesso arriva, i rami sempre più vicini, fin quando a un certo punto arriva il momento in cui tocca il ramo. Ok, non è successo niente, il drone si tira insieme, un attimo di sballottamento, però non è successo niente di grave. A questo punto rifà un'altra prova e mette il drone invece dietro di sé, quindi fa l'active track puro, quindi non il parallel, e fa partire quindi l'active track in questo viale pieno di alberi, anche perché calcoliamo che gli alberi sono senza foglie, quindi il drone fa sicuramente più fatica a leggere i rami che se avessero avuto le foglie, i rami, questo sicuramente, soprattutto i rami sottili. E qua il DJI si comporta davvero bene, perfetto, tiene la distanza e tutto, quindi vedete che va benissimo, non è scattoso, lavora benissimo, fin quando però a un certo punto arriva il momento in cui lui si ferma, e non in maniera particolarmente brusca, guardate, il drone praticamente quasi gli finisce addosso, e anche questo non è per niente bello, anche perché lui non ha fatto un'inchiodata in cui è passato da, che ne so, 20-30 all'ora a zero in mezzo metro, no, si è visto che ha comunque rallentato gradualmente, quindi non ho capito come mai l'Air 2S sia fiondato quasi addosso al soggetto. Ma dopo succede la cosa
peggiore di tutte, perché queste due cose sono cose non belle, perché comunque parliamo di un drone che costa 1000 euro, quindi magari anche no. E poi soprattutto se viene decantato l'introduzione di due sensori in più, appunto per avere una gestione maggiore e diciamo una sicurezza maggiore nell'evitare gli ostacoli, in più un active track 4.0 in cui il soggetto non dovrebbe essere mai perso, invece abbiamo visto che il soggetto l'ha perso all'inizio quando gli ha girato sopra, poi comunque ha beccato i rami, non li ha visti, anche se è vero che in un discorso di active track parallelo anche i sensori, se messi sopra più questi, probabilmente non vedono benissimo perché comunque mancano i sensori laterali, però calcoliamo che il drone comunque il parallelo lo fa stando un po' inclinato, quindi in teoria questi sensori dovrebbero vedere, secondo me. Comunque è qua, quasi arriva addosso al soggetto. Ma adesso guardiamo invece la cosa peggiore che è successa. Rifà l'active track in parallelo, quindi fa partire l'active track, quindi il drone segue il soggetto, tutto bene, oh guarda che bello, mi segue benissimo, sta diciamo evitando le piante, sta evitando anche i rami, va tutto bene, oh che bello, ma guardate adesso quando lui arriva a un certo punto e vuole girare a sinistra dove c'è una strada, quindi lui con la bicicletta gira a sinistra, si avvicina alla curva e guardate il DJI Air 2S, pam, in pieno contro la pianta, cade sui rami, cade su un altro ramo, cade nel fiume. Cioè qua il discorso secondo me è davvero grave, perché comunque lui è andato a sinistra, quindi il drone con il frontale deve aver visto per forza i rami, non può non averli visti perché avrebbe dovuto attraversarli proprio fisicamente per seguire la bicicletta, invece si sarebbe dovuto fermare o comunque che ne so, fermarsi, poi alzarsi e scavallare la pianta, non lo so, o stare piuttosto fermo lì in overing, mentre no, l'Air 2S voleva passare attraverso le piante e questo, ragazzi, non va bene, soprattutto perché ci sarebbe dovuto essere un netto miglioramento tra il 2S e questo Air 2 nell'active track e nel rilevamento degli ostacoli. Sono proprio tra le cose più decantate nella pubblicità di questo nuovo drone di casa DJI. Probabilmente arriveranno i nuovi firmware, probabilmente si aggiornerà, magari migliorerà, però sarebbe comunque dovuto uscire già più performante, perché se andate a vedere il suo video di un anno fa, come vi ho detto, dell'Air 2, sempre a confronto di Skydio, perché adesso vi faccio vedere invece la parte di Skydio che vabbè, fa quasi schifo per quanto faccia bene l'active track e per quanto eviti gli ostacoli in maniera perfetta, si era comportato molto meglio. L'Air 2 era andato in difficoltà contro un ramo proprio, ma proprio in un ramo laterale, se no aveva seguito il soggetto meglio di come ha fatto adesso l'Air 2S. Adesso vi faccio vedere solo un pezzetto, poi vi lascio il link del video, ve lo guardate tutto se volete, dello Skydio, che veramente, ragazzi, cosa dire, fa quasi schifo. Cioè adesso ve lo faccio vedere, cioè qua è dove l'Air 2 ha perso il soggetto girando su se stesso, questo invece che cavolo mica lo perde, e guardate, ma guardate poi con che velocità e fluidità passa vicino ai rami. È vero che lui c'ha più sensori e tutto quello che vogliamo, e in più se ci fate caso lo Skydio sta perfettamente parallelo lateralmente al soggetto, quindi gli sta proprio di fianco, mentre i droni DJI, ma anche questo, tende a stare un po' inclinato, questo per un discorso di sicurezza, perché non avendo i sensori laterali almeno i sensori anteriori riescono comunque a vedere un ostacolo, mentre Skydio questo problema non ce l'ha perché ha sensori dappertutto e riesce a stare perfettamente parallelo, e anche dal punto di vista della ripresa video sicuramente più piacevole avere il drone nettamente parallelo secondo me al soggetto che è un po' inclinato, però questo è un dettaglio, sarebbe importante più che altro che facessero tutto bene. E quindi, ragazzi, sono veramente rimasto deluso di questa cosa, perché era una delle cose che mi attirava di più di questo nuovo drone di casa DJI, visto che è un aggiornamento alla versione 2, e poi una delle cose per cui hanno veramente fatto pubblicità, in cui il video di DJI fa vedere che passa su, giù, destra, sinistra senza nessun problema, evitando di tutto e magari anche no, non è proprio così perlomeno attualmente. E poi sempre lui, questo youtuber, ha scritto appunto un'email a DJI facendo vedere il suo problema, cosa è successo, facendogli vedere il video di cosa è successo, e la risposta di DJI è stata questa.
io l'ho tradotta con Google giusto per capire bene il concetto. Quando ti sei avvicinato, gli alberi sono entrati nel raggio di rilevamento del sensore anteriore, ma il drone sta viaggiando troppo velocemente o era già troppo vicino all'oggetto per rispondere di conseguenza. Per questi casi di volo vicino ad alberi e ostacoli, utilizzando il monitoraggio, abbiamo messo l'opzione per disattivare il volo laterale per ridurre il rischio di questo modo. Però secondo me non è stata proprio così, nel senso che lui sì, era vicino ai rami, quello sì, però i rami erano sempre comunque visti come ostacolo, e perché non è che sono apparsi improvvisamente, c'erano già dall'inizio del tracciamento, questi rami c'erano sempre, solo che lui, quando il soggetto ha svoltato a sinistra, voleva seguirlo attraversando i rami come se non ci fosse un domani, come se al posto delle eliche avesse avuto delle lame per tagliare i rami e attraversare il tutto e poi continuare a seguire il soggetto. Ma purtroppo, caro Mavic Air 2, le lame attualmente non le hai. E poi qua arriva un'altra precisazione: ovviamente stiamo lavorando per migliorare le prestazioni con il futuro aggiornamento del firmware, e ci mancherebbe anche altro che non aggiorniate questi problemi, perché comunque secondo me sono problemi grossi. Anche perché, ragazzi, Skydio, se lo andate ad acquistare nel sito ufficiale Skydio, costa $999 e il DJI Air 2S costa €999. Quindi capite bene che il valore economico è lo stesso, ma le performance per quanto riguarda Active Track e il rilevamento degli ostacoli siamo secondo me davvero molto molto lontani, perlomeno attualmente, ma dubito che DJI con questo drone ci si arrivi vicino come Skydio. E non parlo di ovviamente rilevamento degli ostacoli a 360 gradi, perché l'Air 2S non ha rilevamento degli ostacoli a 360 gradi, ma proprio il comportamento perlomeno degli ostacoli frontali e soprattutto nel tracciare e continuare a tenere tracciato il soggetto, perché comunque avete visto che all'inizio del video il soggetto l'ha perso indipendentemente da rami o meno, perché in quel punto non c'erano né rami né piante, non c'era assolutamente nulla. Quindi, ragazzi, adesso aspetto il corriere che me lo porti domani, appunto perché voglio vedere e testare com'è questo Active Track. Sono davvero curioso, era una delle cose per cui mi incuriosiva appunto questo drone, questa evoluzione, anche se io non uso l'Active Track in maniera diciamo estrema, però neanche questa mi sembrava una cosa estrema, se vogliamo, quindi boh, non lo so, sono curioso di provarlo e di vedere se il comportamento è veramente così come si è visto in questo video, anche se mi sembra abbastanza chiaro e palese come si sia comportato questo nuovo drone di casa DJI in questa situazione. Quindi, ragazzi, se questo video in cui vi ho portato questo confronto fatto da questo ragazzo, in cui vi lascio il link in descrizione del suo canale e del suo video, così ve lo potete guardare in maniera integrale, vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, curiosità, tante prime, voli in FPV, stampe 3D, tante cose arrivano sul mio canale Instagram. Iscrivetevi se vi va al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!